dell'amore che è in Cristo Gesù. Allora diventeremo veramente spirituali, perché saremo pieni di Spirito Santo. E l'augurio che noi dobbiamo farci, ed è questa la via che dobbiamo percorrere sotto la guida del buon pastore. Camminiamo dietro il pastore nelle anime nostre. Camminiamo senza fermarci mai. Più staremo vicini a Lui, più noi entreremo nel mistero della conoscenza di Dio, perché il Verbo fatto carne è rivelazione di Dio. Avremo la rivelazione di Dio dentro di noi che cresce, ed è questa rivelazione che comincerà a rendersi beati già da questo mondo. Seguiamo l'agnello dovunque va, seguiamo le sue orme e andiamo tutti verso il Padre, la fonte dell'amore, la fonte della vita. Nella liturgia di oggi c'è un altro stimolo che ci viene, ed è di guardare non soltanto a noi, di guardare non soltanto al nostro vide, ma di guardare a tutta l'umanità. Proprio nella seconda lettura e anche nella prima lettura c'è questo invito a guardare oltre. Gesù nel discorso del buon pastore dice che ha altre pecorelle che non sono di questo vide e che devono essere ricondotti a questo vide perché ci sia un unico pastore. E l'ansia di Cristo di possedere la sua sposa, perché la sposa di Cristo è tutta l'umanità. È vero che la Chiesa è sposa di Cristo, ma è il luogo della salvezza, strumento della salvezza. La Chiesa istituzionale è il luogo della salvezza, ma la vera Chiesa di Cristo è tutta l'umanità che deve diventare Chiesa. È la Chiesa dei Santi, che è più ampia, come dice Sant'Agostino, della Chiesa dei Sacramenti. Quanta santità fuori dalla Chiesa Cattolica in atto. Però la tensione dell'agnello immolato è di estendere la sua luce e la sua vita a tutti gli uomini, perché per noi uomini e per la nostra salvezza egli discese dal cielo, e perché il Padre lo ha mandato, lo ha sacrificato, si è spossessato di lui, lui che amore, perché tutti abbiano vita in lui. Per noi e per tutto il mondo egli l'ha mandato, perché tutto il mondo si salvi per mezzo di lui. Questa universalità della salvezza è ribadita nella prima lettura e anche nella seconda lettura dell'Apocalisse. Nella prima lettura Paolo si dà ai pagani, una volta che ha parlato ai giudei, e i giudei si sono rifiutati di accoglierlo, e sobillate delle pie donne, queste benedette pie donne, sono facili ad essere sobillate. Succede qui ad Antiochia di Pisidia che cacciano via Paolo, sono a capo della congiura, sobillata dei giudei astuti. E a Efeso sono le pie donne che gridano: Diane Efesiorum, magna Diane Efesiorum, Paolo ha toccato la grande dea degli Efesini, Diana, cacciamolo via. Qui invece queste donne sono giudee e cacciano Paolo perché ha parlato male della legge che viene soppressa da Cristo. Parla di un uomo come se fosse Dio
e loro lo cacciano. Comunque, chiusa la parentesi, sulle pie donne che facilmente si lasciano sobillare, sia le donne giudee sia le donne pagane, qui Paolo si rivolge ai pagani proprio pensando che Dio chiami i pagani. Già in Isaia e nei profeti si era profilata questa vocazione dei pagani. Il Dio degli israeliti, il Dio degli egiziani, il Dio degli assiri e il Dio di tutti. O Israele, grida Isaia, tu non sei privilegiato perché Dio ti ha chiamato dall'Egitto, perché quel Dio che ha chiamato Israele dall'Egitto ha chiamato i Filistei da Caftor, ha chiamato altri popoli e li ha salvati. E preannuncia la grande strada che congiungerà Assiria e Egitto e Israele nel mezzo, e la città che viene fabbricata nel centro, dove tutti i popoli verranno e riconosceranno il vero Dio. E qui Paolo conosce adesso che tutti i popoli sono chiamati a Cristo, e così comincia a predicare ai pagani, attuando così il disegno di Dio. La parola di Dio è destinata a tutti, Gesù è chiamato da Dio per la salvezza di tutti, prima dei giudei e poi dei pagani. E lo stesso è nella seconda lettura, terza lettura, seconda lettura, l'Apocalisse. Io vedo una moltitudine immensa, immensa, di miriade e miriade provenienti da tutte le nazioni che vanno dietro l'agnello immolato, perché il pastore è diventato agnello, un agnello sacrificato ma che siede sul trono, un agnello morto ma che è vivo. Ecco il pastore, perché l'agnello è il loro pastore e avranno la vita per sempre. L'agnello immolato è il loro pastore. E tutta questa popolazione immensa di ogni tribù, di ogni popolo del mondo, diventa seguace dell'agnello e adora l'agnello, perché l'agnello provvede a loro tutto, non avranno più sete, non hanno più fame, ma avranno la vita, perché le condurrà alle sorgenti delle acque perenne. E allora dobbiamo noi guardare a tutti gli altri, noi che abbiamo avuto l'esperienza di Cristo, che abbiamo il sapore di Cristo, il profumo di Cristo, che abbiamo il pensiero di Cristo, la visione di Cristo. Dobbiamo dire a tutti gli altri chi è Cristo, e dobbiamo andare a cercare i nostri fratelli, perché sono fratelli nostri, nati anch'essi da Dio, per far loro conoscere Cristo, in modo che diventino un pastore solo e un solo leader. E si realizza così il sogno del Signore Gesù, un solo vide, un solo pastore. Noi, rinnovati nello Spirito, dobbiamo sentire questo anelito. L'anelito innanzitutto personale di immergersi in Cristo, in cui c'è la conoscenza di Dio, e di vivere di Dio in Cristo Gesù, mediante lo Spirito. E l'altro anelito, che è l'anello del cuore di Cristo, di far conoscere Cristo a tutti gli uomini, perché gli uomini tutti siano salvati per mezzo di Lui. Amen. Diciamo così il credo
ma diciamolo come professione di fede, cioè una professione di conoscenza di Dio. Proclamiamo così la nostra fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito. Credo alla danza, la loro esultanza davanti a Dio. E adesso noi vogliamo pregare in maniera particolare per le vocazioni religiose, sacerdotali, e poi per gli sposi e i fidanzati, coppie, però sposi novelli e fidanzati novelli, perché fidanzati da 10 anni non mi piacciono. E allora la prima invocazione è per le vocazioni. O Signore, tu chiami la tua sorella uomini e donne perché si consacrano a te, Cristo Signore, nella fede indecerrima, praticando i 3 consigli evangelici: povertà, castità e obbedienza. E così prefigurando lo stato in cui noi ci troveremo nell'eternità come Chiesa trionfante. Oh Signore, che questa figura sia davanti ai nostri occhi e che tu benedica il nostro gruppo, in modo che dal grembo di questo gruppo escono ragazzi e ragazze che vogliono consacrarsi totalmente al Signore. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ma qui ce ne sono ragazzi che non sono fidanzati, ragazze. E allora vengano qui e dico il minimo che possono fare, se credono. Il Signore... Ragazze non impegnate. Ragazzi, non c'è una ragazza, 14 anni già. Che c'è dentro? Clausura poi. Ah va. Venite, venite. Avanti, tutti i bambini, ragazzi e ragazzine, avanti. Guardate, ce ne sono, però i bicchieri è da ieri già. Clausura possiamo fare. Clausura, anche clausura. E cosa vuoi? Se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai, dalla ai poveri, poi vieni e seguimi, dice il Signore. Padre Santo, guarda con bontà questa tua famiglia e rendela sempre feconda di nuove figlie. Fa che raggiungano l'ideale della perfetta carità e collaborano generosamente alla salvezza dei fratelli. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Sbagliato, va. Adesso i fidanzati, vediamo, fidanzati palesi e fidanzati occulti, avanti. Anche quelli occulti. Fidanzati a moccioni, va bene. Signore, noi ti preghiamo per i giovani che sono qui e che hanno scelto il compagno o la compagna
che il simbolismo del connubio tra te e la Chiesa sia sempre davanti alle loro occhi e sia vissuto con la tua grazia nei loro cuori ed espressa anche quei segni esterni della carità, e fa che con questo ideale essi vadano all'altare per giurarsi amore tra di loro. E per questo che noi ti preghiamo. Padre Santo, stendi le tue mani su questi tuoi figli, fa che essi si amino con sincerità davanti a te ed esprimano davanti a te il loro amore e pregano assiduamente perché questo amore si conservi puro e santo fino al matrimonio. Te lo domandiamo per te, o Signore Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Adesso le coppie disposte. Queste giovani coppie. Avanti. A 7 anni il matrimonio è maturo e allora o si sfascia o si consolida. Allora fino a 10 anni, 7 anni magari va. Ah, queste sì che sono uomini e donne, eh? Bravo. Preghiamo. Padre Santo, creatore dell'universo, che hai formato l'uomo e la donna a tua immagine e hai posto alla prima famiglia il segno della tua benedizione, guarda con benevolenza questi tuoi figli, uomini e donne qui presenti, uniti nel sacramento del matrimonio. Ti lodano, Signore, nella gioia, ti cercano nella tua sofferenza, godono della tua amicizia nella fatica e del tuo conforto nella necessità. Ti prego nella Santa Assemblea, siano testimoni del tuo Vangelo. Vivano a lungo nella prosperità e nella pace e con tutti gli amici che ora li circondano giungono alla felicità del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Niente, che niente. No, una volta. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Signore, hai moltiplicato la gente, hai moltiplicato la letizia, ecco, noi gioiamo perché un bambino è nato in mezzo a noi, è nato Gesù in mezzo a noi, perché noi tutti siamo il tuo figlio Gesù. Per questo, Padre, noi ci rallegriamo, perché hai mandato il tuo figlio qui, Emanuele, il Dio con noi, il Dio della pace, il Dio della gioia. Dacci questa mattina la gioia di stare insieme, di gioire insieme e di stare in unione intima e profonda con colui che è la ragione d'essere del nostro gruppo, Cristo Signore, o Spirito di Dio. Noi ti invochiamo in questo momento perché tu ci raccolga dai 4 venti, ci raduni qui come corpo del Signore, perché tu produca in mezzo a noi il Cristo, tu che producesti Gesù nel grembo di Maria, nostra madre, tu
tu che produci Gesù, nell'Eucaristia sull'altare, tu produci Gesù, porta Gesù, dacci Gesù, qui, in questa comunità, quando noi ci riuniamo, perché tu scendi nel corpo, rianimi il corpo e dai a questo corpo la vita che è Cristo Signore. O Spirito Santo, scendi, scendi in questo momento e dacci Gesù. Facci coscienti che Gesù è qui in mezzo a noi, è Gesù che soffia il suo Spirito, ma sei tuo Spirito che ci raduni attorno a Gesù e ce lo rendi presente. Rendici presente Gesù in questo momento, Spirito di Dio. Canto 316. Invochiamo, vieni Signore, Spirito Santo, visita i cuori, la tua parola. Dice il Signore: radunerò gli zoppi, raccoglierò gli smandati e coloro che ho trattato duramente. Grazie, oh Signore Gesù, per la tua presenza sin dalla prima mattina in mezzo a noi. Ti ringraziamo, Signore, e ti lodiamo perché tu hai riunito questa comunità, questo gruppo nocio, Signore, che tu hai fondato tanti e tanti anni fa, oh Signore. Ti ringraziamo, oh Signore, perché siamo presenti in questo giorno di festa per tutti noi.
Ti ringraziamo, Signore, perché Tu ci assicuri la Tua presenza in mezzo a questo popolo che Tu hai scelto. Uno per uno, Signore, Tu ci hai chiamati e ci hai condotti qui, o Signore Gesù. Per tante vie, o Signore, zoppi, ciechi, sordi, Tu, o Signore, ci hai riuniti, ci hai chiamati e ci hai portato alla Tua fonte, o Signore, alla fonte del Tuo amore. Grazie, o Signore, noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, perché Tu sei in mezzo a noi, Tu sei il nostro Re, Tu sei il nostro Pastore. Grazie per questa scelta, o Signore, che Tu hai fatto. Grazie, o Signore, perché ci hai salvati. Grazie, o Signore, perché ci hai convertiti. Grazie, o Signore, perché ci hai radunati per lodare e benedire sempre il Tuo nome. Grazie, o Signore, per questa parola che Tu stamattina ci dai. In Numeri 15, versetto 15 fino alla prima virgola e continua in Giovanni, capitolo 15, versetto 12. Lode e gloria a Te, o Signore Gesù. Vi sarà una sola legge per tutta la comunità. Questo è Numeri 15, versetto 15 fino alla prima virgola. E continua 15, 12. Giovanni 15, 12. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Grazie. Grazie. Ecco, fratelli e sorelle, il Signore ha parlato. Cosa ha detto il Signore? Ci sarà la stessa legge e lo stesso rito per voi e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi. Ci sarà una legge per tutta la comunità, una sola legge per voi e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi. Il testo indicato per noi sono le prime parole, però dobbiamo tener conto anche di tutto quello che ci dice il Signore come conseguenza dello stare insieme, perché il nostro pastore è il pastore di tutti. Ci sarà una sola legge per tutta la comunità. Qual è questa legge? È la legge dell'amore, che vale per noi e vale anche per chiunque entra in questo luogo, anche per lo straniero, in conformità a quanto ha detto il Signore: ama anche lo straniero che è in mezzo a te. Signore, Tu comunque proclami la Tua legge, una legge uguale per tutti, che è la legge dell'amore. Più che tante regole, più che tante disposizioni, noi abbiamo bisogno di una legge base, e questa legge è la legge dell'amore. In cielo non ci sono regole, non ci sono statuti, regolamenti, ma c'è la legge dell'amore. Nella famiglia Tu hai stabilito una sola legge, la legge dell'amore. Nel Tuo mistico corpo c'è una sola legge, la legge dell'amore. Poi siamo noi venuti dopo, quando gli elementi umani si sono inseriti nella legge dell'amore, a disporre le cose. E tante volte queste disposizioni nostre impediscono che l'amore circoli e dia la vita. Signore, Tu non sei contrario alle regole, alle disposizioni, però vuoi che tutte queste regole, queste disposizioni sono canali, canali che non interferiscono, non impediscono, ma sono intercomunicanti, che lasciano passare la linfa dell'amore, perché è l'amore che vivifica. Come in un albero, Signore, le fibre intersecate lasciano passare la linfa e per questo l'albero fruttifica, così avvenga nella nostra comunità. Ci siano tutte le disposizioni,
Si esiene tutte le regole, ma si esiene regole pervie, aperte, attraverso cui passa la linfa dall'amore, perché la vita non è assicurata dalle disposizioni delle regole, perché sono cose morte, la vita è assicurata dall'amore, perché è l'amore che vive. Lode e gloria a te, Signore. Vogliamo invocare il tuo nome, Signore, affinché veramente ci sia dato il tuo perdono e possiamo perdonarci a vicenda e quindi amarci. Canto. Gesù è il Signore, alleluia. Abbiamo pregato e adesso ci sediamo un momento perché è l'ora della conversazione fraterna, che qui è detto insegnamento, e vorrei iniziare così, già che siamo in clima di preghiera, vorrei iniziare invocando su di tutti lo spirito dell'ascolto e su di me invocando lo spirito di sapienza e di scienza, perché quelle poche cose che diremo nello Spirito Santo siano per parole sagge e parole che penetrano dentro la comunità e diano così luce per il cammino e attirano la forza del Signore. Spirito di Dio, scende su questa assemblea, scende su di me. Una parola che l'ho presa per me ed è una parola dei Proverbi, capitolo 8, 6, 11. Ascoltate, figli, perché dirò cose elevate. Dalle mie labbra usciranno sentenze giuste, perché la mia bocca proclama la verità e abominio per le mie labbra e l'impietà. Tutte le parole della mia bocca sono giuste, niente vi è in esse di fallace e di perverso. Tutte sono leali per chi le comprende, erette per chi possiede la scienza. Accettate la mia istruzione e non l'argento, la scienza anziché l'oro fino, perché la scienza vale più della perle
e nessuna cosa preziosa le guaglia. È una parola di Proverbi dove la sapienza parla. È chiaro che io non mi posso arrogare tutte queste parole dette della sapienza, però in misura che il buon Dio mi dà di partecipare alla sua sapienza e allo spirito di scienza, accettate quanto vi dico come parola del Signore. Io dirò cose elevate. Quali sono queste cose elevate? È una sola parola dove c'è tutta la sapienza e la scienza, e questa parola è l'amore. Questa è la cosa elevata, perché discende dall'alto, perché l'amore è Dio. Ed è questa parola che io vorrei consegnare a tutti voi. Voglio mettere nel vostro cuore e vorrei che questa pianta dell'amore fiorisca dentro ciascuno di voi e che tutti possiate essere un vivaio di vita nuova, un vivaio di amore, perché lo spirito di amore è stato diffuso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato donato, come detto ai Romani 5:5. Il Signore durante la preghiera ci ha parlato di amore e in questo momento ci parla di amore. Questa è la linfa vitale. Noi siamo qui per parlare delle strutture, però queste strutture sono a servizio dell'amore. Avevo questa visione davanti ai miei occhi, un grande giardino con tante piante e tanti luoghi distinti gli uni dagli altri, ma con grandi canalette divise, canali più grossi, canali più piccoli, in tante sezioni, e l'acqua che sgorgava dalla fonte e attraverso queste canalette giungeva a tutte le piante, giungeva a tutti gli scomparti del giardino fino all'ultimo confine, e tutte le pianticelle che erano nei diversi scomparti alimentate da questa acqua rifiorivano e tutto il giardino era un prato verde, un prato dove cominciavano a spuntare i fiori. E l'immagine della nostra comunità è un campo, un giardino dove ci sono queste, diciamo, strutture che sono come i canali, ma che non assicurano la vita. Perché se c'è l'acqua che sgorga dalla sorgente, che viene attinta dal pozzo e versata nei canali, allora l'acqua può giungere fino alle estremità del campo. Ma se dovesse mancare l'acqua, con tutti gli scomparti, con tutte le strutture, il giardino seccherà. Allora dobbiamo assicurare che l'acqua non manchi, che sia un'acqua abbondante. Dobbiamo pensare a
prendere dal fondo del pozzo l'acqua e versarla in questi canaletti. E siccome il pozzo profondo è una sorgente viva che assicura l'acqua, una sorgente perenne, l'acqua non può mancare. Si tratta di attingere acqua. Attingete l'acqua alle sorgenti della salvezza, dice il profeta Isaia. Noi vogliamo incanalare l'acqua dalla sorgente in tutti i canali e canaletti, in modo che giunga in tutte le parti del giardino e tutto il giardino rifiorisca, tutto il giardino sia un Eden di Dio. Questo è l'intento che noi ci prefiggiamo, questa è la visione che io voglio proporre a voi. La nostra comunità deve diventare un bel giardino irrigato, tutto fiorito, tutto olente, dove ci sono tutti i fiori, tutte le piante, il giardino dell'Eden. Le strutture servono soltanto per incanalare. Guai se noi dovessimo fare le strutture e poi non ci dovesse essere l'acqua. Piuttosto tutti dobbiamo lavorare per attingere l'acqua e incanalarla, in modo che giunga l'acqua in tutte le parti e non ci sia nessuna pianticella che non riceva la sua acqua, che non possa così rinverdire, fiorire e dare frutto. E allora il servizio nostro è un servizio di amore. Siamo a servizio dell'amore. Chiediamo al Signore di entrare in questo spirito del servizio e rileggiamo così mentalmente i punti salienti del capitolo 13 di Giovanni, dove Gesù ci dà l'esempio quando prende dell'acqua del catino, l'asciugatoio di cui si cinge i fianchi e lavi i piedi dei discepoli. È un servizio che presta. Quell'acqua è l'acqua del suo costato. Dove ha preso l'acqua nel catino, l'acqua sgorga dal suo cuore, è l'acqua dell'amore. E con quell'acqua che egli dà la purificazione a tutti, e con l'asciugatoio bianco che cinge i suoi fianchi, dà la purezza nuova, dà il volto nuovo alle membra che sono lavate dall'acqua sua. Ma poi subito Gesù aggiunge: questo è il comandamento che vi ho dato, fate quello che io ho fatto, come avete fatto, visto che io ho fatto, fate anche voi. Purificatevi, lavatevi, ossia date l'acqua gli uni verso gli altri. Ma poi aggiunge, per dilucidare il senso più profondo di quello che egli ha fatto, vi do il comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Quello che ho fatto io, fatelo anche voi, ma amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Questo è il mio comandamento. E allora il comandamento del Signore è che ci amiamo. L'acqua che dobbiamo versarci è l'acqua dell'amore. Lavatevi gli uni gli altri. Cioè tutti dobbiamo scambiarci la medesima acqua che sgorga dal costato di Cristo.
tutti dobbiamo scambiarci l'amore. Distrutture i canaletti servono per meglio veicolare l'acqua, perché giunga dovunque e non ci sia un luogo, un reparto, anche lontano, dove non giunga l'acqua del costato di Cristo, l'acqua dell'amore. Questa è la vera scienza e la vera sapienza di cui parla il testo. Ed è su questo che noi dobbiamo organizzarci. La nostra organizzazione è un'organizzazione che consenta che l'amore giunga a tutti. L'amore giunga a tutti. L'amore che è dono di Dio. Donare Dio agli altri, non donare noi. Noi siamo i servi, i mezzi, i canali attraverso cui passa l'acqua, passa l'amore, passa la vita. Guai a quelle strutture che si chiudono, perché una struttura chiusa non lascia passare l'amore, ma essa stessa diventa impedimento alla vita, fa seccare le piante, per cui tutte le strutture devono essere aperte, collegate tra di loro. Chiediamo al Signore di entrare in questa immagine, di vivere questa immagine, ma soprattutto cerchiamo di organizzarci tra di noi, non per l'organizzazione stessa, ma per consentire a tutti questo servizio di amore. Tutti siamo a servizio dell'amore. Per ricevere, per essere e per fare un servizio, bisogna avere lo spirito del servizio. Poco importa, l'ho detto tante volte, quale sia il servizio che noi facciamo, non ha importanza. L'importanza è avere lo spirito del servizio, che è lo spirito di Cristo. Soltanto chi ha lo spirito di Cristo può servire nel regno di Cristo, nella casa di Cristo, nella piantagione del Signore. Voi siete piantagione del Signore, grida Paolo, e noi dobbiamo essere a servizio di questa piantagione, per cui nel servizio nessuno è padrone. Nessuno è padrone dell'acqua. L'acqua deve scorrere. Nessuno può accaparrarsi l'acqua. Sarebbe un delitto, perché l'acqua è data per irrigare tutto, perché tutto rifluisca. Nessuno può ostruire con la propria personalità il flusso dell'acqua. Noi siamo a servizio dell'amore e pertanto dobbiamo essere servitori pronti a donarci. Il nostro è un dono che facciamo al fratello, alla sorella, perché l'amore di Dio si è riversato nel suo cuore, perché la forza di Dio scende nel cuore di tutti. Lo spirito del servizio. Che spirito di umiltà e di carità. Qui nel nostro gruppo non ci sono padroni. Padrone ce n'è uno solo, ed è il Padre del Cielo, il quale dopo tutto non è padrone, è servo.
Il padrone Gesù Cristo, a cui tutti apparteniamo, il quale a sua volta non è padrone, ma è servo, servo di tutti. Qui il padrone è uno, lo Spirito Santo, il quale non è padrone, è a servizio di Dio, Padre, a servizio del Figlio, a servizio nostro, non ha il volto, perde quasi se stesso per essere a servizio nostro. Qui tutto dice servizio, Padre, Figlio, Spirito Santo, tutto è servizio, e noi accomunati al Padre, al Figlio e allo Spirito, noi che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo dal Figlio, lo Spirito che procede dal Padre, dobbiamo essere tutti servitori. Padroni qui non ce ne sono. La cugina è il diavolo, colui che tiene il bastone è il diavolo, il tormentatore, chi spadroneggia è il diavolo, e nessuno a servizio del diavolo. Chi vuole spadroneggiare è a servizio del diavolo. Mettetelo bene in mente. Chi vuole opprimere è a servizio del diavolo. Chi volesse dire qui ci sono io, qui comando io, qui tutti sono, siete sottoposti a me, questo è il comando, è a servizio del diavolo. Noi siamo a servizio di Dio, Dio amore, Dio è ordine sì, mio amore, Dio è dono. Noi siamo un dono gli uni per gli altri. E il dono comporta che io mi spossesso di me stesso, come il Padre si è spossessato del Figlio e lo ha dato a noi, come il Figlio si è spossessato della sua umanità, della sua vita, e l'ha data per noi, e la dà ogni giorno. Come lo Spirito Santo si è spossessato di sé ed è dentro di noi, vive in noi, a servizio del Figlio e del Padre, così anche noi siamo dono di Dio gli uni per gli altri. Nessuno ha poteri qui, nessuno ha un comando qui, tutti siamo servi gli uni degli altri, tutti siamo figli dell'unico Padre, e che dobbiamo organizzarci per meglio vivere l'amore, organizzarci meglio, strutturarci bene, perché l'amore giunga a tutti, perché ci sia un servizio di amore reso ad ognuno per la gloria di Dio. Vorrei che questa parola di sapienza e di scienza venga accolta come oro, argento e perla preziosa, come dice il testo che mi è stato donato qui da uno di voi, dalla sala. Altrimenti siamo fuori strada. Questo è lo spirito che deve animarci. Essere sottomessi gli uni agli altri. Diceva Gesù che il primo sia l'ultimo, la piramide si è rovesciata. Com'è una piramide rovesciata? Questo è un cono, va bene, ma vedete che sia anche una piramide. Lì c'è la base, poi qui c'è, finalmente c'è la punta. Chi sta a capo, quando si rovescia, sta sotto. E allora tutto poggia e tutto pesa sulla cuspide della piramide, che sta proprio in giù, in giù, in giù.
e porti il peso di tutta la struttura, e così anche di noi. Siamo una piramide rovesciata. Chi è il primo sia l'ultimo, dice il Signore. Chi è il primo sia l'ultimo. Non ci sia nessuno che dica qui comando io. Qui non comanda nessuno. Comanda Dio. Se veramente vuoi comandare, mettiti giù. Mettiti giù. Del resto questa è la legge. Così dice l'Apostolo. Siate sottomessi gli uni agli altri, perché questa è la legge di Cristo. Siate sottomessi gli uni agli altri, perché si adempia in voi la legge di Cristo. La legge di stare nel mistico corpo del Signore è legge di sottomissione. Gli uni agli altri. Questo è lo spirito del servizio. Chiediamo al Signore di comprendere queste verità, ma anche quella scienza pratica di attuarla. Adesso un po' di acqua. È basata su questo servizio di amore. E noi vogliamo pregare il Signore perché ci faccia comprendere questo e ce lo faccia attuare. Dobbiamo amarci gli uni gli altri, ma dobbiamo crescere nell'amore. E per crescere nell'amore la legge della sottomissione reciproca, la legge dell'umiltà. Soltanto su queste due ruote può camminare la nostra comunità. La ruota dell'umiltà e la ruota della carità. Quando ci sono queste due ruote, la comunità va a gonfie vele. Dobbiamo gareggiare gli uni con gli altri per essere i più umili e più caritatevoli, per eccellere sugli altri nell'umiltà e nella carità. Cominciamo innanzitutto, così a breve linee, con l'umiltà. Non basta dire io voglio essere umile. Non è importante il sentimento, ma l'importanza è essere umile. È il fatto di essere umile. Non è tanto importante sentirci umili, quanto essere umili. Perché spesso succede questo, che noi facciamo consistere l'umiltà in questo sentimento di essere umili, inutili, poveri, di non valere niente. Non è questa l'umiltà, sentirci, ma essere umili. Quello che conta è il fatto, non è il sentimento. Occupare l'ultimo posto, desiderare l'ultimo posto, però attuarlo, fare del tutto per essere umili. Ci sono tre umiltà, veramente i gradi sono 12, ma è inutile che noi facciamo tutti i gradi dell'umiltà, non facciamo la predica sull'umiltà. C'è l'umiltà verso Dio, che si traduce nel santo timore di Dio, nel credere se servi inutili, sì, ma con gli occhi rivolti a Lui,
come la Madonna. Ecco l'Angelo del Signore. Egli ha guardato l'umiltà della sua serva. È un'umiltà di amore. È l'amore che fa fiorire il nostro cuore nell'umiltà verso Dio. Il santo timore di offenderlo, il piacere, cioè la gioia di piacere a Lui in tutto, la delicatezza spirituale verso di Lui, quell'essere semplici, poveri davanti a Lui, quella dipendenza totale da Lui. Questa è umiltà che piace al Signore. La povertà interiore, la dipendenza totale di Lui, lo sguardo sempre rivolto a Lui, come lo sguardo della serva è rivolto alla propria padrona, così i miei occhi sono rivolti a Te, o Signore. E allora che la gioia di Dio, la luce di Dio, scende dentro di noi e noi siamo contenti. Contenti di essere nulla quando Dio è tutto. Tu tutto, io niente. Tu tutto, io niente. Diceva San Francesco. Io tutto, tutto, io niente. E gioiva. O come Sant'Agostino. Chi sei tu? Chi sono io? La grandezza di Dio è la nullità mia. Questo si ha in una grande luce. Soltanto nella luce di Dio si può comprendere la grandezza amorosa di Dio e la nullità creaturale nostra. È un rapporto di amore meraviglioso. Ecco l'umiltà con Dio. L'umiltà con noi stessi, ma meglio l'umiltà con gli altri. Qui ci sono diversi modi di essere umili. Ecco, l'umiltà con gli altri è che dobbiamo aprire gli occhi sugli altri, accorgersi degli altri e guardare le cose buone del fratello, il volto di Dio, scoprire il fratello. Chi è altero, superbo e cieco, non scopre il fratello, non vede il fratello. Sapere scoprire le cose belle del fratello, le cose di Dio nel fratello, e amarle, e sottomettersi al fratello. Ecco, la sottomissione al fratello, riconoscendo in lui il dono del Signore, la presenza del Signore. Non soltanto questo, primo grado, secondo grado, è preferire il fratello a noi, preferire l'altro a noi stessi. Ed è un po' più difficile. Puoi essere contenti quando sono preferiti gli altri ed io sono ignorato, dice l'imitazione di Cristo. Amene sciri e ti proniro di reputare, cioè ama di essere sconosciuto e reputato un nulla. Quella è umiltà. Gioire quando siamo all'ultimo posto, quando vediamo gli altri preferiti a noi, quando cioè noi non siamo più calcolati, ma sono calcolati gli altri, e allora gioire di questo, perché il fratello è superiore a me, perché io sono sotto il mio fratello. Non stiamo a calcolare tutti i gradi di questa umiltà, ma già vi ho illuminato sul senso dell'umiltà verso il fratello, dove l'umiltà diventa amore,
l'amore che sacrifica, l'amore che preferisce l'altro, l'amore che cerca il proprio disprezzo. E poi l'umiltà verso di noi, aprire gli occhi su di noi. Siamo un dono di Dio, e amarci è umiltà. Che cosa hai che non hai ricevuto? Tutto quello che tu hai l'ha ricevuto. E allora perché ti glori come se fosse tuo e non l'avessi ricevuto? Anche che portiamo Cristo, anche portiamo tutto il cielo, siamo portatori di un tesoro, non i padroni. Alle volte siamo come l'asino che portava Gesù. Tutti lo acclamavano all'entrata in Gerusalemme. Tutti cantavano, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E l'asino diceva, allora valgo, valgo, valgo. Ma non sapeva che acclamavano il Signore. Noi siamo portatori del Signore. E allora ecco l'umiltà che si amalgama con la carità. Essere umili davanti a Dio e non offenderlo mai. Il grado di umiltà si misura dal grado della santità, della purezza interiore. Umiltà verso gli altri, quando siamo contenti che gli altri sono preferiti a noi e noi siamo all'ultimo posto. Quando ci sentiamo a disagio nell'essere preferiti agli altri. San Francesco, grande santo, sapete perché è più grande santo? Lo disse Gesù stesso a Santa Margherita Hla Kok, comparendo, disse, guarda San Francesco, è il santo più vicino al mio cuore tra tutti. Ebbene, San Francesco voleva essere sempre comandato e chiese al suo superiore generale, quando abdicò, che gli fosse dato un guardiano personale, il più rigido, che lo tenesse a bada, perché voleva essere umile. E quando la gente lo acclamava, poveraccio, cosa faceva? Stava in camera, chiamava frate Leone, che era il suo confessore e consigliere, e lo obbligava in santa obbedienza di calpestarlo, di sputacchiarlo e di dirgli, così meriti di essere trattato, Francesco, il più grande peccatore. Ed era contento di questo, era contento di questo. Quando si confessava, vedete un po', si confessava di questo, Signore, andava a confessarsi, mi accuso di non essere stato sottomesso a tutti. Mi accuso anche di non essere stato sottomesso a sorella Pecora e a fratello Asino, perché non ho avuto l'occasione, non l'ho cercato, di essere sottomesso a sorella Pecora e a fratello Asino. Sottomesso a tutte queste, ecco il senso dell'umiltà. Noi invece cacomanno io. Caso il mio padrone io, ma quanto male, siamo agli antipodi siamo. Ca un belevanotto, ca questo non ce l'hai io, tu già, tu ca, io qui, no, siamo fuori strada, fuori spirito. Questa è la casa del Signore, il nostro gruppo della noce è la casa del Signore. Deve fiorire l'umiltà,
dobbiamo fare a gara nell'essere umili, gara a correre all'ingiù. Sapete la costa degli asini? Mai siete andati alla costa degli asini? Oh. A Bagnoregio, patria di San Bonaventura, dottore della Chiesa, eccellentissimo nell'umiltà e grande maestro nei suoi libri, dottore della Chiesa, dottore mistico, venne a Bagnoregio, che è la sua patria, e ci andavo ogni anno alla costa degli asini. Era a Roma, studiavo, però questo spettacolo me lo riservavo ogni anno. Andiamo alla corsa degli asini a Bagnoregio. E allora come si fa alla corsa degli asini? Che arriva l'ultimo prende il primo premio. Chi arriva l'ultimo? Però i padroni degli asini si scambiano gli asini, per cui io cavalco l'asino di quello, quell'altro cavalca l'asino mio. E ognuno cerca di bastonare l'asino per arrivare il primo, però è l'asino dell'altro. Va bene? Per cui ognuno si augura che il proprio asino, cavalcato da altri, arriva l'ultimo e guadagna il primo premio. Per cui questi che cavalcavano gli asini, botta d'orbi agli asini perché camminassero. E finalmente raggiunse il primo premio. Ricordo, un asino arrivato a un certo punto imboccò la via dalla stalla e quella vinse il primo premio, perché a forza di botte non ne poteva più, deviò e andò nella stalla e vinse il primo premio, perché era l'ultimo. Cosa dice San Paolo adesso? Prevenitevi nell'onorarvi gli uni gli altri, prevenitevi nel rendere onore, per cui essere i primi ad onorare il fratello, i primi. Prima che giunga l'altro, voglio giungere io. Comunque l'umiltà è a servizio dell'amore. Chi non è umile non può essere a servizio dell'amore. E allora noi ci organizzeremo in modo da fare fluire l'acqua dell'amore in tutti gli angoli, in modo che raggiunga tutte le persone che appartengono al gruppo, gioiendo quando queste persone fioriscono e diano il frutto, perché il frutto appartiene a Dio e tutti siamo a servizio gli uni degli altri per il Signore, per la gloria del Signore. Io non aggiungo altro, perché il resto poi lo diremo parlando dell'organizzazione. Però vorrei inculcarvi questo pensiero, che siamo a servizio dell'amore. E per essere a servizio dell'amore bisogna essere umili. Qui non c'è posto per i superbi. Non c'è posto per i superbi. Non c'è posto per gli orgogliosi. Non c'è posto per i disubbidienti, non c'è posto per i protagonisti, anche qui la grande piaga. Ci sono persone che sono disposte a lavorare,
però in autonomia. Ci penso io. Ha segnato quello che devo fare e nessuno deve impicciarsi dei fatti miei. Sono libero nel mio campo, guai che si impicci delle mie cose. No, bisogna lavorare insieme, pensare, cioè progettare insieme, sentire e condividere cioè insieme e operare insieme, ognuno il suo lavoro, ma operare e realizzare insieme. Questo significa comunione. E allora noi siamo per realizzare il nostro progetto e fare giungere l'amore dovunque, bisogna essere in comunione, cioè i canali debbono essere intercomunicanti, perché se si ostruisce un canale, una canaletta e non passa l'acqua, e allora l'acqua non può giungere, e allora tutti i canali devono essere intercomunicanti. Questo significa comunione gli uni con gli altri. Preghiamo il Signore perché ci faccia comprendere queste cose e perché ci dia la grazia di poterle attuare. Alleluia.